Al contrario di quando sostengo gli animalisti, dei quadrupedi, un mondo vegano non migliorerebbe affatto la condizione degli animali che morirebbero in natura? Che morirebbero in natura per malattie, infezioni e tra mille sofferenze conseguenti all'attività predatoria, ma in compenso ci porterebbero verso il degrado ecologico, l'incremento dell'industrializzazione e il dilagare della povertà. Oltre al diritto incontestato alla vita, gli animali sarebbero anche titolari del diritto a non essere sfruttati o adoperati sotto nessuna forma e per nessun motivo. Anche in questo caso, benché ormai quasi nessuno nel progredito Occidente impieghi più la forza animale per il lavoro della terra, i maggiori colpevoli sarebbero quelli che praticano l'equitazione o i vetturini, che si guadagnano la vita proponendo giri in carrozza ottocentesca ai turisti che vivono nella nostra città. Anche gli addestratori di cani salgono sul banco degli imputati, rei di sottoporre a sofferenze inaudite e ad angherie alle povere bestiole a suon di scariche elettriche e bastonate. Un mio collaboratore proprietario di un bellissimo e richiestissimo cane molecolare è stato preso a male per ore da alcuni forsennati perché la bestiola, educatissima, lo ha aspettato senza guinzaglio, senza muoversi e in posizione seduta all'ingresso di un negozio mentre lui faceva la spesa. Chissà quali sofferenze gli ha inflitto per condizionarlo in tal modo, lo accusavano animatamente gli animalisti. I circensi dal canto loro, assurgerebbero al rango di aguzzini spietati perché non solo fanno soffrire gli animali privando la libertà, ma strappano loro anche la dignità, obbligandoli ad esibirsi in spettacoli contrari alla loro natura. Ma quelli che prendono posto nel peggiore girone dell'inferno animalista sono gli scienziati e ricercatori che sperimentano farmaci salvavita e terapie contro le peggiori malattie che affliggono il genere umano impiegando cavie tratte dal regno animale. Anche gli allevamenti di bestiame sarebbero da proscriversi perché la loro sola idea di creare, di crescere degli animali al fine di alimentarsene o di sfruttarne la produzione di latte o uova avrebbe un carattere odiosamente strumentale che nessun essere del creato meriterebbe. Che dire poi dei produttori di pellicce, di capi, di pelle che andrebbero condannati senza processo? Peccato tuttavia che uno dei principali delle principali testate rosa intitola Il guardaroba femminile dell'autunno-inverno 2022-23 si veste di un tessuto principale pelle, letteralmente dalla testa ai piedi. Insomma, basta usare gli animali, noi umani lo dobbiamo smettere ed è venuto il momento di lasciarli in pace, rinunciando semplicemente a tutti i vantaggi che negli ultimi 10.000 anni si sono basati anche sul loro sfruttamento, sullo sfruttamento della fauna, oltre che dell'ambiente in generale. Il fenomeno, tuttavia, sarebbe più trascurabile se rientrasse nella sfera della pura e libera espressione delle proprie opinioni, che proprio perché frutto di libero pensiero meritano sempre rispetto, anche quando rappresentano delle idee inverosimili e contraddittorie. La libertà di opinione insieme ed uguaglianza formale è alla base della nostra civiltà giuridica, della nostra libertà e persino del nostro benessere. Perché non avremmo avuto progresso tecnologico senza libertà di pensiero e di ricerca scientifica? D'altra parte, le pagine di alcuni social, blog e di certi siti web sono popolate di commenti di centinaia di sostenitori dei fatti e delle cospirazioni poi più assurde che spaziano dalle scie chimiche ai rapimenti da parte degli alieni, includendo il terrapiattismo e la stregoneria. Analogamente vi sono migliaia di altri luoghi dove vengono proposti riti apotropaici per allontanare il malocchio, per vincere la lotteria o semplicemente ritrovare l'amore e benché queste pratiche siano semplicemente antietiche a qualsiasi scienza, non vengono sottoposte alla censura o dichiarate fuori legge secondo il codice dei reati d'opinione, tanto quale a certe frange politiche. Il problema al solito sorge quando queste minoranze vogliono imporre il proprio pensiero, le proprie convinzioni agli altri, che
che rappresentano la maggioranza, esercitando pressioni ed influenze con modalità ed artifici spesso violenti ed intransigenti. Ecco allora che si assistono alle azioni degli attivisti amanti delle bestie che bloccano macelli e mattatoi invocando l'olocausto animale. Nel 2018 fece scalpore il blitz della moda Uomo Milano. I deliranti fermarono la fiera manifestando contro ogni produttore che impiegasse per il confezionamento dell'abbigliamento a prodotti di origine animale. Quindi non solo pellicce e scamosciati sarebbero da prescrivere, ma guanti, cinture, borsette, divani, poltrone, la totalità delle calzature. Oltre a moltissimi altri seppellettili, dovrebbero ormai essere confezionati solo con materiale sintetico, per la grande gioia del pianeta. Sempre dello stesso periodo, assurse alla ribalta delle cronache l'assalto agli allevamenti Grain Hill, presi di mira dagli animalisti, che liberarono centinaia di beagle. Poco tempo dopo, il tribunale competente categorizzò l'azione come furto aggravato e danneggiamento, condannando gli autori che l'avevano compiuta. Entriamo nell'ambito dello scabroso, poi, quando udiamo le notizie di alcune neo-mamme che, convinte delle loro idee rivoluzionatrici circa l'alimentazione umana ed in contrario con qualsiasi indicazione medica, impongono ai loro inconsapevoli neonati una dieta totalmente vegana, riducendo i poppanti in fin di vita. Il carattere impositivo delle richieste, inoltre, traspare prepotentemente dalle istanze di alcuni genitori che vorrebbero un'alimentazione vegana per i loro pargoletti che vanno a scuola, ma non sono soddisfatti della semplice possibilità di scelta fra cibo che non contengono carne. No, vorrebbero che nessuno la mangiasse, la carne, per non far sentire i loro piccoli vegani discriminati. Della stessa caratura, la vera e propria operazione psicologica messa in atto ormai regolarmente a ridosso da pasto su tutte le piattaforme, dominano immagini timidi di agnellini trucidati a colpi di mannaia e tendenti a generare un senso di colpa collettiva e a dissuadere il pubblico più vasto ed impressionabile dal cibarsi di carne ovina, come una tradizione millenaria vorrebbe, come se cibarsi di un agnello fosse più crudele che mangiare un'ostrica che peraltro si ingerisce viva. Non ti piace il circo? Non andarci. Ritieni di cibarsi di carne sia oltre crudele che insalubre? Mangiare ugala e rapanelli. Non ti piace la caccia? Non praticarla e non comprare prodotti che possono provenire dalla vita venatoria. Pensi che allevare una mucca per il suo latte sia improponibile per confinare un cane tra quattro mura domestiche o come improponibile che confinare un cane tra quattro mura domestiche?